Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Buongiorno, sei la benvenuta, sei il benvenuto nel Bibbia Caffè numero 75. Ogni lunedì mattina ti tengo compagnia con un verso della Bibbia accompagnato da una breve riflessione. Questo è il momento giusto per iscriverti al canale YouTube e seguirci anche su Spotify ed Apple Podcast. Ma prima di andare oltre, ecco la nostra sigla. Questo verso è sicuramente uno dei più usati quando una nuova vita viene al mondo. Io stesso, per esempio, l'ho usato per comunicare ai miei amici sui social il fatto che mia moglie sia in dolce attesa. Ebbene sì, diventeremo genitori per la seconda volta. Ma chiusa la parentesi personale, questo verso mi ha fatto riflettere su un aspetto e voglio condividerlo con te. Infatti, seppur non tutti quanti siamo genitori, sicuramente siamo tutti quanti figli. E in quanto tali, noi siamo dono e premio. Tu sei infatti un dono di Dio per la tua famiglia, perché ti hanno voluto, ma di certo non potevano fare nulla per averti così come sei. Non importa il tuo aspetto fisico, non guardare a queste cose, non importano i tuoi tanti o pochi difetti, chi non ne ha. Tu sei speciale per la tua famiglia. Sei anche un premio, come ricompensa dei 9 mesi passati in grembo. Come ricompensa del travaglio e parto di tua madre. Perché abbracciare un figlio dopo i dolori del parto ti fa mettere comunque in secondo piano quello che è accaduto, quello che si è attraversato. E se chiedi ad una mamma, a tua madre per esempio, ti darà conferma di quello che sto dicendo. E la cosa straordinaria è che un dono ed un premio rimangono tali per sempre. Potrai infatti anche avere 40 anni. Ma continuerai ad essere un dono che viene dal Signore. Capisci dunque che faresti bene a non buttarti mai giù, a non sottovalutare la preziosità della tua vita. Sei un dono così importante che per salvare la tua anima, Dio stesso, ha mandato il suo dono più grande, Gesù. E accettando questo grande gesto d'amore da parte di Dio, anche tu hai ricevuto l'autorità di diventare un figlio di Dio. Quindi non permettere assolutamente che il nemico della tua anima ti riduca a carta straccia, che prenda la tua autostima, la tua autorità di figlio di Dio e ti tenga imprigionato dietro le sbarre della paura. Prima di concludere però questo Bibbia Caffè, ci tengo a soffermarmi su un altro aspetto molto importante. Purtroppo non tutti i doni vengono apprezzati. E spero che tu sia apprezzato dalla tua famiglia. E se così è, sono veramente felice per te. Gloria a Dio per questo. Ma se così non dovesse essere, se più che un dono vieni magari visto come una palla al piede, come un oggetto di scarso valore, come qualcuno che c'è, ma forse era meglio che non c'era, sappi che il fatto di non essere apprezzato anche dalla tua famiglia stesso non sminuisce minimamente il valore che è in te. Infatti, ogni dono del Signore è prezioso. Che Dio ti benedica con queste parole, che questa settimana possa iniziare in maniera diversa, realizzando quanto sei prezioso, preziosa per Dio. Grazie per aver ascoltato questo Bibbia Caffè. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e seguici anche su Spotify, su Apple Podcast, perché alle 12 sarà disponibile anche su quella piattaforma. Grazie ancora.